Per par condicio devo ripartire di nuovo così. Perché è assurdo, guardate. Amici, benvenuti in un nuovo video da vostro Tromic 10. E parliamo dell'altra partita che c'è stata. Inter-Torino. Partita che sinceramente non ho capito nemmeno io. Insomma, è di difficile lettura perché l'Inter ha giocato in un modo nel primo tempo e nell'altro tempo ha giocato nel modo opposto. Non saprei cosa dire, perché insomma è una partita da emozioni altalenanti. Spalletti forse non è riuscito a dare la carica giusta nei successivi 45 minuti. Credo che sia proprio questo il problema, un problema molto più di testa che di giocatori, perché i giocatori, insomma, quest'anno Spalletti te li hanno comprati i giocatori, non ti puoi proprio lamentare, il materiale ci sta. Però io credo anche un'altra cosa, magari gli amici interisti che mi seguono non saranno tanto d'accordo, però credo che alcuni giocatori siano sopravvalutati. Per me sono sopravvalutati, non perché magari sono scarsi, ma non hanno la continuità giusta per stare in una grande squadra. Un esempio è tipo Brozovic, un esempio è tipo Perisic, sono giocatori alla fine non sono scarsi e ci starebbero anche bene in un Inter ben attrezzato a lottare su tutti i fronti. Magari farebbero anche panchina questi giocatori, perché, proprio perché non sono continui. Lo stesso Icardi. Icardi è un giocatore che magari ti può fare 30-40 gol a stagione, ma non vedo che ti prende per mano nei momenti difficili e ti faccia uscire dalle situazioni difficili. Fatemi sapere, amici interisti, cosa ne pensate, commentate, insomma, la vostra idea. Io credo che il Torino poi, una volta entrato in campo nel secondo tempo, abbia dimostrato già negli ultimi minuti del primo tempo, aveva dimostrato che voleva rimontare la partita. L'Inter già stava cominciando un po', diciamo, un po' mollato sotto l'aspetto psicologico, insomma, ovviamente stare 2-0 inconsciamente ti fa giocare meno bene, però bisogna stare sempre molto ma molto attenti. Nel secondo tempo l'Inter ha fatto una grande partita nel primo tempo, però ripeto, gli ultimi minuti non sono stati all'altezza. Nel secondo tempo poi il Torino è sceso con un altro piglio in campo e ha raggiunto un pareggio che poteva diventare anche vittoria. Poi negli ultimi minuti poteva diventare anche vittoria dell'Inter perché la partita era in bilico, il Torino era stanco e automaticamente c'è stata occasione da una parte e occasione dall'altra. Poi non ce la prendiamo con Handanovic, signori amici dell'Inter, perché Handanovic vi ha salvato parecchie volte il sedere, e dire che magari sentire qualcuno dire mediocre oppure non è un giocatore, non è un portiere da Inter, se ne dove, sa, quelle solite critiche stupide dei tifosi medi. Questo mi fa molto, molto, molto incazzare, perché Handanovic si sì, ha potuto sbagliare, ha fatto riaprire la partita. Il secondo gol è stato anche un po' sfortunato, è stata sfortunata l'Inter e lo stesso Handanovic. Però non critichiamo Handanovic, ma critichiamo chi deve dare un gioco, chi deve dare un segnale dalla società Inter e far capire che non può essere la solita stagione e finirla magari terzo, quarto posto, cercare di arrivarci in Champions, oppure magari se becchi la stagione sfortunata, alcune partite ti vanno male, scendi in Europa League, insomma si deve confermare. La Champions è alle porte, bisogna dare un altro tipo di gioco. Spalletti, ti è stato dato il materiale. Mi raccomando, cerca di non saltare prima di Natale, perché come stanno messe le cose, se continui così, può essere che non ti mangi nemmeno il panettone, caro Spalletti. Panettone, c'è la possibilità che non te lo mangi nemmeno.
ma non perché io voglia male agli amici interisti, ma sto dicendo le cose come stanno, insomma, l'inizio e tutto quello che volete, però Spalletti, ricordatevi che sta già da un anno all'Inter, è uno straccio di gioco, onestamente, ho visto un pochetto di più organizzazione rispetto agli altri anni, insomma, non era molto molto difficile fare meglio dei predecessori all'Inter, gli allenatori degli ultimi anni, però ha dato quel po' di organizzazione, ha dato un po' di sicurezza in più ai giocatori, un po' di autostima, però bisogna dare uno straccio di gioco, è la stessa critica che ho fatto diciamo ad Allegri qualche video fa, la Juventus che non per ora con i giocatori che ha a disposizione deve dare un gioco più effervescente, più godibile. E contro squadre come il Torino e il Sassuolo, insomma, si dovevano fare 6 punti se si volevano lottare, se si vuole lottare per grandi obiettivi. Credo che questo sia l'obiettivo della società Inter. Per quanto riguarda il Torino, insomma, forse ha recuperato quello che gli è stato tolto qualche giornata fa con la Roma, che magari non meritava proprio di perdere, ma meritava almeno di pareggiare qualcosa, l'ha recuperato, poteva addirittura fare il colpaccio, però non gli è riuscito, forse è stato giusto così, perché un tempo l'Inter e un tempo il Torino, insomma, deve cercare di trovare la retta via e in fretta anche, ci sarà ovviamente un'altra partita, poi si andrà, se non vado errato, in sosta con le nazionali, potrebbe essere un momento buono per registrare qualcosa che non va, anzi ci sono tante cose che non vanno, insomma, pure Politano ha giocato, Politano l'altra volta lo criticai, Politano insomma per quello che ho visto, il primo tempo non l'ho visto benissimo, il secondo qualcosa in più l'ho visto, ho visto ai highlights, sintesi testuale, quindi ho recuperato un po' di informazioni, Politano non ha giocato, ha fatto male rispetto all'altro, ha fatto meglio. Rispetto all'altra volta, poi altre menzioni particolari, onestamente non me ne vengono. Mazzarri si dimostra ostico ancora nei confronti di Spalletti, pareggio, secondo me è giusto. Poi fatemi sapere la vostra opinione, che commentate proprio poco. Commentate, commentate, mi raccomando. Iscrizione e campanella, iscrizione e campanella, mettete un bel mi piace per supportarmi, insomma, fatemi sapere se c'è qualcosa che non va nel video, se il tono non vi piace, se non ho argomento come si deve, fatemelo sapere, accetto tutti i tipi di critiche, l'importante è che non criticate a vanvera, non andiate sul personale e che non rompete le palle su magari una passione che uno cerca di trasmettervi commentando le partite, cioè uno non è capace, tu sei uno scemo davanti al video che fai i video, e invece no, vorrei sfidare voi a fare queste cose e argomentare per 10 minuti, 5 minuti, quello che sia, però cercando di argomentare come sto argomentando io, magari argomenterò anche una frana, però cerco di dare il meglio, sto cercando di mettermi in gioco, spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, iscrivetevi, non dimenticate, ci vediamo stasera per Roma-Atalanta, un'altra bella partita, e la vedo molto molto difficile per la Roma, vedremo come andrà la partita, al prossimo video dal vostro Domic DC!